Ciao a tutti, allora questo è un addendum, anche questo un po' particolare, perché adesso vi spiego cosa è successo. Avete presente quando vi gira qualcosa nella testa? Siete sicuri di aver dimenticato qualcosa da qualche parte, non sapete cosa? Poi arriva un amico e chiacchierando vi dice: "Sai, ho visto il tuo video l'altro giorno, bello, molto bello, come gli altri. Però non c'era anche questa cosa di cui dovevi parlare, non era meglio se dicevi anche questo?" Ecco, e a me esattamente è successo esattamente così. È andato esattamente così. Quando qualche giorno fa, parlando con un caro amico che saluto, Giuseppe Tamba, Miles Gloriosus, Federazione Ateneo Wargame, uno degli organizzatori del Rome Wargame Gathering che è previsto dal 15 al 18 ottobre qui a Roma all'Hotel Gianicolo. Beh, allora, parlando con lui, ci siamo messi a commentare un po' il mio ultimo video, quello che ho fatto su Napoleon 1806-1807. E a un certo punto mi ha detto: sì, però scusami, come precursore diretto c'era la serie Le Maréchaux, di cui però non hai parlato nel video, non l'hai citata. E io: accidenti a me, Le Maréchaux. Ecco, accidenti a me, Le Maréchaux, mi sono dimenticato di parlare di questa serie che appena mi ha detto: cioè, accidenti, è vero, è vero, è vero, come ho fatto a non parlarne. Le Maréchaux, che è questa serie qua, vedete, eccola qua, che è una serie molto bella di operazionali, opla, li mettiamo a favore di videocamera, di giochi operazionali napoleonici, che fra l'altro, indovinate un po', caso strano, sono dello stesso Denis Sauvage, cioè dello stesso autore di Napoleon 1806-1807. Ok, mi è passato completamente di mente, peraltro appunto ce l'ho, mi piacciono molto. Vabbè, allora, visto che non ne ho parlato allora, facciamo un piccolo addendum qui. E è una serie divisa in 5 episodi. Ognuno di questi episodi è dedicato alle campagne. Cosa particolare? Non tanto di Napoleone, ma di un singolo maresciallo di Napoleone. Due sono usciti, l'avete visto, come inserto alla meravigliosa rivista francese Vévictis, assolutamente consigliatissima. E invece altri sono usciti in questo formato in folio. Qui c'è il numero 3 e il numero 5, eccoli qua, che sono dei formati per Ludifolie, credo. No, proprio le edizioni Vévictis, poi dopo diventano Ludifolie, diventano Canon en Carton, insomma, varie cose, comunque sono sempre questo tipo di formato, qui, e sono molto, molto belli. Le regole le trovate, ve lo metto in descrizione, in un sito apposito dedicato alla serie, le trovate su quel sito. Le regole generiche nel numero 4 in inglese, le altre in francese. Comunque nessun problema perché all'interno dei giochi, quelli in foglio almeno, ci sono le regole, anche le regole in inglese. Quindi comunque sia, insomma, certo, sapete in francese un po' meglio, comunque non, niente paura. Allora, perché parliamo di Le Maréchaux? Perché Giuseppe me ne ha parlato e io mi sono dato le botte sulla capoccia per non averlo citato. Perché accidenti, praticamente è l'80% di sistema Napoleon 1806-1807. Però con certe differenze. È chiaro che Denis Sauvage è partito da quel sistema delle Maréchaux e con 1806-1807 l'ha voluto rendere un pochino più attraente, mettendoci dentro un po' più di roba da, dico sempre, da Eurogame, nel senso un po' più di componenti messi bene, però anche alcune differenze funzionali molto importanti di cui adesso andiamo a parlare. Li ha voluti rendere un pochino più accessibili, più attrattivi, però già questi sono bellissimi e sono considerati giustamente da molti wargamer come i migliori operazionali napoleonici, anche se non c'è Napoleone, e anche, o tra i migliori, diciamo, operazionali, giochi operazionali napoleonici, e anche se sono veramente molto semplici, perché adesso lo vedremo, praticamente sono la stessa semplicità di 1806-1807. 107. Allora, vediamo un pochino quelle che sono un po' le differenze. Allora, anche qui ci sono schede, quindi ogni formazione c'è la sua scheda, però la coesione non è indipendente, non è una variabile indipendente con dei segnalini segnati a parte, è più fissa e per certi versi ricorda un pochino più il sistema di Napoleon Retards 1815. Non ci sono carte, ma dei segnalini evento che vengono dati, possono essere attivati sulla base delle regole degli specifici scenari. La nebbia di guerra c'è ed è obbligatoria, con distaccamenti, quindi la possibilità di distaccare delle truppe da una formazione e unità di cavalleria in ricognizione. L'attivazione è alternata, ma è molto drastica. Rimane alternata un'unità io, un'unità tu, però è molto drastica, dovete tirare su valori di comando della singola formazione per vedere se la forza si muove dalla metà o se resta ferma, e quindi dovete passare il turno all'avversario. Quindi
Ricordate invece Napoleone 1806 si tirava la carta, qualcosina più o meno sempre si riusciva a muovere, non sempre, ma spesso. Qui invece è molto drastica, o ti muovi o non ti muovi o al massimo ti muovi della metà. Questo perché? Perché la scala è più ridotta, perché stiamo parlando di campagne di singoli marescialli, senza Napoleone, è incentrato appunto sulle gesta di questi singoli marescialli con situazioni poco note ma molto interessanti, e però la campagna più ridotta porta la scala più ridotta porta a delle differenze nell'ambito del regolamento. Le campagne sono molto varie, molte sono in Spagna e in Portogallo, dove in effetti i marescialli, non è un caso perché lì i marescialli di Napoleone hanno operato generalmente con più autonomia, più in autonomia, e spesso i risultati sono visti. C'è anche la campagna molto interessante di Eugenio Beauharnais sul Mincio nel 1814, per me che sono un fan spudorato di Eugenio Beauharnais e delle vicissitudini del Regno d'Italia napoleonico, è davvero un piccolo regalo, è assolutamente qualcosa di eccezionale. Sono eventi storici, campagne che è difficile trovare, sicuramente ci sarà qualche altro gioco sulla campagna che io non conosco, sulla campagna di Eugenio Beauharnais della zona del Mincio del 1814, però veramente sono pochi, oggettivamente ci saranno ma sono pochi, quindi sono delle belle occasioni. Abbiamo detto quindi questa è la scala. Per quello che riguarda invece i combattimenti sono decisi non con le carte perché non ce sono, ma con dei tiri di dadi contrapposti. Si vede la dimensione delle battaglie, della battaglia sulla base della dimensione delle formazioni coinvolte, si accumulano modificatori di vario genere, tra cui l'entità delle proprie truppe, poi lo status eccetera, si determina l'entità delle perdite dal differenziale sulla colonna corrispondente alla dimensione della battaglia. Tiro io, metto i modificatori, tiri tu, mettiamo i modificatori, sulla base del differenziale andiamo a vedere la battaglia, ogni dimensione della battaglia c'è una colonna specifica e vediamo l'entità delle perdite. Poi per le ritirate ci sono anche qui gli assi di ritirata, quindi siamo abbastanza familiari. Ho detto l'80% delle regole. C'è l'affaticamento, la fatigue, anche qui, che opera in maniera un pochino più indiretta, ma intuitiva. Poi andrete a vedere poi il regolamento. In realtà è un po' tutto così il sistema. Il sistema è molto ben fatto, molto semplice poi alla fine. Ottime suggestioni e appunto molto intuitivo. Ma non così intuitivo come Napoleone 1806-1807, gli manca l'immediatezza, l'essenzialità, la freschezza di Napoleone 1806-1807. È chiaro che è uno step precedente, un pochino più vicino al wargame classico, quindi richiede un attimino più di attenzione. E le meccaniche di per sé sono molto semplici e la loro combinazione, che qui è un filino più macchinosa, anche lo stile delle regole eccetera, sono giochi bellissimi. Mi diceva Giuseppe che adesso viene utilizzato anche per una simulazione sulla guerra del 1870, la guerra franco-prussiana, quindi veramente un sistema ottimo. In questo caso richiede un attimino di attenzione più, ma proprio un filo, poi dopo superato questo problemino veramente funziona. È una serie poco conosciuta ma davvero ben fatta. Sto vedendo se mi sono dimenticato, no, stavolta non mi sono dimenticato altri, sto vedendo i miei appunti qua davanti allo schermo, no, non mi sono dimenticati, e quindi questo, diciamo, in essenza sono un po' le similarità e le differenze. È chiaro che se voi avete giocato almeno 1806-1807 e poi affrontate questo regolamento, vi trovate veramente subito a casa. Ah, ecco, ci sono alcune regole opzionali. Regole opzionali un po' interessanti che poi potete andare a vedere su internet, per il recupero delle unità, per un po' di queste cosette qua. Però, diciamo, sostanzialmente il sistema è abbastanza analogo. È una serie poco conosciuta, però davvero ben fatta e conosciuta proprio perché, cioè, siccome è in folio o al massimo nella rivista, diventa quasi un gioco perduto, no, la serie, che poi tranquilli che la continuiamo, però come tale, se è un gioco perduto, non ne vedete una copia in giro e potete prendervela, e se il francese non è poi un grosso problema, oppure le lezioni in folio hanno le regole in inglese, quindi chi se ne importa, compratela subito senza esitare. È chiaro che questo è stato il punto di partenza su cui
Scusi, Sauvage ha lavorato per anni e che poi lui poi ha voluto un attimino rendere più accessibile, più carino con Napoleone 1806-1807, aggiungendo le carte, risistemando la gestione dell'affaticamento in una maniera appunto con mineria autonoma e anche un pochino più semplice da visualizzare, migliorando i componenti, perché ovviamente i componenti non sono paragonabili, sono molto belli, perché tutta la roba di BVTS è graficamente bellissima, però è chiaro. Napoleone 1806-1807 c'ha dei componenti che sono di un'altra proprio tipologia, di un'altra categoria. Lì ha anche ampliato la scala e quindi abbiamo delle campagne intere e ha dato più personalità ai singoli leader, ma perché praticamente una pedina di Napoleone 1807 è quasi tutte le pedine che avete a disposizione per uno di questi di Le Marechaux. Quindi ovviamente ha un po' queste differenze. Le Marechaux comunque è un vero e proprio gioiello, copre azioni assolutamente poco rappresentate, ne ho parlato, con un regolamento che, superato qualche intoppo qua e là, rimane comunque molto molto semplice e accessibile. E già per questo assolutamente merita averlo e soprattutto giocarlo. Questo non deve mancare nella ludoteca di un appassionato vero del gioco napoleonico. Non lasciamoci ingannare dall'apparenza di un semplice folio. E questa è una regola generale. Andiamo anche alla ricerca di questi giochi forse meno esaltanti nelle componenti, ma assolutamente non meno validi e anzi veramente molto interessanti dal punto di vista delle meccaniche. C'è ancora tanto da scoprire tutti assieme. Come sempre, come vedete, il mondo del gioco di simulazione è così ampio che c'è veramente tantissimo. Quindi io ribadisco i miei ringraziamenti a Giuseppe per avermelo segnalato e ricordato e soprattutto per il modo con cui me l'ha segnalato. E qui vi chiedo veramente qualche minuto di pazienza, però vi volevo mettere a parte di una riflessione che stavo facendo proprio in questi giorni, sia a seguito un po' di questo piccolo episodio di Le Marechaux, eccetera, che anche di altre cose che mi sono capitate proprio di recente. Vedete, il mondo dei giochi di simulazione è davvero vasto, ok? Noi parliamo in effetti di titoli che hanno una storia, insomma, di 60 anni di produzione da parte di autori importanti, più conosciuti, meno conosciuti, di editori grandi, di editori più piccoli, eccetera. È naturale che, parlando di un gioco recente, appena uscito, ma soprattutto non limitandosi a descriverlo nelle meccaniche, bensì come facciamo qui insieme su Vlog, cercando di analizzarlo nel funzionamento, nelle dinamiche di gioco, di partita, ma anche di, diciamo così, contestualizzarlo in una linea evolutiva che parte da tutta una serie di sistemi che l'hanno preceduto nel corso degli anni, un po' come fosse la fine di un percorso. Beh, può capitare che qualcosa sfugga, come appunto è stato questa volta il caso di Le Marechaux. E che qualcosa possa sfuggire può capitare anche a me, anziché, contrariamente a quello che alcuni pensano, non ho mai preteso, mai, di essere il massimo conoscitore di tutto il conoscibile del gioco di simulazione, il massimo esperto degli esperti. Perché in effetti voi vi ricordate chi ha avuto la pazienza di comprarlo, la gentilezza di comprarlo, la pazienza di leggerlo, Le Guerre di Carta 2.0, ma la stessa cosa vale anche per il gioco di Arianna, che è appena uscito, cioè insomma per i miei libri, però in particolare scusatemi, nella Guerra di Carta 2.0, all'inizio della bibliografia, cosa avevo messo? Avevo messo una bella premessa dicendo: beh, attenzione, non è che io qua ho cercato di fare una lista esaustiva, un elenco esaustivo di tutti i giochi possibili e immaginabili di cui potevo parlare nell'ambito di un certo argomento, perché banalmente non è possibile. Qualcosa o l'ho dovuto lasciare fuori, o anche semplicemente non lo conoscevo, o addirittura mi è uscito di testa mentre stavo scrivendo il libro. Può succedere. Beh, quella premessa vale sempre per i libri, gli articoli, i video che faccio, i podcast, tutto. Ma questo per me, come attenzione per chiunque altro, perché a chiunque voi potete andare lì a dire: ma ti sei dimenticato, non hai parlato di questo titolo qua. Quindi può capitare che
che banalmente io non conosca un titolo, come è stato anche importante, come è stato per esempio il caso di The Conquerors di Richard Berg, e ringrazio chi nei commenti mi ha indicato: guarda, però, come mai non hai parlato di The Conquerors di Richard Berg nel video quello su Phil Commander Alexander? Banalmente non lo conoscevo, succede, non è che è un problema, anzi grazie a chi nei commenti me l'ha segnalato, perché sono andato a vedere e dice: cavolo, interessante questo gioco, anche se è di qualche anno fa, eccetera, però è interessante. Può anche capitare che io conosca quel titolo, ma ancor più banalmente quel titolo mi sfugga di mente e poi quando qualcuno me lo fa notare io sei il primo a dire: ah, accidenti, come ho fatto a non pensarci. È successo in alcuni casi per le guerre di carta 2.0, perché dopo mi sono detto: però qua magari avrei potuto parlare di questo, di quest'altro autore, di questi altri giochi. È successo, vi dirò, perfino per il gioco d'Arianna, cioè un libro appena uscito mi sono reso conto, dice: accidenti, non ho parlato per mia scarsa conoscenza del sistema, che adesso sto, una lacuna che sto colmando, che sto recuperando, non ho parlato di Fighting Formations di Chad Jensen, che è un gioco sulla seconda guerra mondiale, e ne parleremo qui su vlog, che ha un sistema di attivazione basato su azione e reazione di un giocatore rispetto all'altro, fenomenale, totalmente non lineare. Non ne ho parlato. Va bene, faremo un bel addendum qua su vlog, non è un problema. Succede, non è che non vale niente tutto il resto, semplicemente non c'è quel pezzo. Poi dopo io stesso poi scopro le cose, le vengo a sapere, mi approfondisco e quindi ne parlo successivamente. È normale. Capita, e quindi io in questo caso decido di studiarmelo bene e quanto prima faccio un bel video come questo sull'Aimara Show. Però ovviamente il problema non è che è solo mio, il problema è più generale, e tutto questo mi ha portato anche a riflettere su un punto che ritengo essenziale e ve ne voglio parlare proprio adesso. Ed è essenziale soprattutto per chi si avvicina per la prima volta ad un mondo così vasto e allo stesso tempo così consolidato come il mondo del gioco di simulazione. Wargame in particolare, ma non solo i wargame, questo vale anche per i giochi di simulazione politici, i giochi ferroviari e quant'altro. Di economici, tutto il mondo del gioco di simulazione. Non pensate, questo è molto importante, non pensate mai e poi mai di non essere all'altezza, ok? Di una cosa come il wargame, perché è una cosa così complicata e buona solo per chi sa davvero, per chi lo conosce davvero. Allora io, siccome non so niente, mi tengo lontano. Perché nessuno, e questa è una cosa importante, nessuno, neanche il massimo esperto, ha una conoscenza infusa dall'alto. Tutti noi wargamer, non wargamer, appassionati, non appassionati, eccetera, e anche nell'ambito storico, poi dopo, eccetera, abbiamo ottenuto questa conoscenza, questa esperienza che abbiamo, dal basso, cioè provando le cose, scoprendole mano a mano, e la scoperta è infinita. Quindi nessuno vi potrà mai dire di sapere tutto ciò che c'è da sapere. E quando trovate qualcuno che vi dice: io so tutto di questo argomento, molto probabilmente sa molto poco. Spiace dirlo, perché ha smesso di imparare nuove cose, e questo, soprattutto per chi vuole sapere, non deve mai finire. Ma questo dal lato di chi ha esperienza e parla a voi che vi state avvicinando a questo mondo. Dal vostro lato, e questo è molto importante, questa è una cosa che dico sempre: non rimanete mai in silenzio di fronte a chi vi snocciola una lunga serie di titoli, anche di anni passati, più o meno recenti, non importa, con tutti i sistemi possibili e immaginabili, tradizionale e non tradizionale, ma non rimanete in silenzio e dire: ah sì, bravo. No, dopo averlo ascoltato con attenzione e dopo averlo ringraziato per il tempo che vi sta dedicando, perché vi sta dedicando del tempo e dell'attenzione, parlate voi. Quindi cominciate voi a chiedergli come sono i giochi che ha citato, quali di questi giochi, di questa lunga lista di giochi, potrebbero fare di più. Quindi esprimete le vostre esigenze, le vostre necessità, quello che cercate, e appunto che cosa voi per primi state cercando.
Perché vedete, il gioco di simulazione, voi ne abbiamo un po' parlato in quel Checkpoint Charlie, chi cerca trova praticamente. Il gioco di simulazione è un po' strano, ok? Ed è almeno sotto questo aspetto è veramente molto diverso rispetto ad altri giochi. E lui è il gioco di simulazione che ogni santa volta che voi vi avvicinate ad una scatola di un gioco di simulazione, militare, economico, politico, misto, come vi pare, vi chiede: chi vuoi essere oggi? Dove e in quale tempo vuoi andare oggi? E soprattutto, come vuoi essere quel personaggio che tu hai scelto oggi? Come vuoi andare in quel luogo e in quel tempo oggi? Che cosa stai cercando da me? Gioco di simulazione? Oggi, che tu oggi ti avvicini a me? E la cosa importante è che ciascuno di noi, ogni singolo giocatore, ha il diritto di rispondere in piena, totale e assoluta libertà. Quello che io cerco in un gioco di simulazione non è assolutamente la stessa cosa che ogni singolo di voi cerca. È normale, perché ognuno di noi è diverso, ha aspettative, ha necessità, ha curiosità diverse, ha inclinazioni diverse. Tutto questo è in totale libertà e tutto questo vale esattamente la stessa cosa. Quel che cerco io nei giochi di simulazione vale quanto quello che cercate voi, ognuno di voi. Anche e soprattutto per quando e perché è diverso. In effetti, poi, tra l'altro, il paradosso è che facendo così farete anche un favore al vostro interlocutore perché gli darete a vostra volta dei nuovi spunti di approfondimento, aiutando lui stesso a ricordarsi di altri sistemi, a rispolverare regolamenti che aveva tenuto fermi in qualche cassetto, chissà dove, anche in qualche cassetto della memoria per tanti anni. E magari vi direte a ricordarsi che, ah, accidenti, sì, è vero, c'è anche quest'altro titolo, non te ne avevo parlato, però è vero, tu ora che mi stai dicendo questa cosa, che mi chiedi questo aspetto particolare, c'è quest'altro titolo di cui io di solito non parlo, però è vero, c'è. Lo aiutate, cioè lo scambio, anche tra chi ha più esperienza e chi ne ha meno, deve essere sempre da entrambe le parti, non può mai essere a senso unico. Perché? Perché non esistono lezioni su Wargame, come su tanta altra roba, ma su Wargame proprio men che meno. E se anche esistessero, tranquilli che da me non ne avrete mai nessuna. Per il semplice fatto che non voglio farle, non voglio insegnarvi cos'è il Wargame. Voglio aiutarvi a entrare in questo mondo, è assolutamente sì, ma ognuno ci entra a modo suo. E siccome è un mondo, pensate a un videogioco di quelli sandbox, poi ognuno va per il conto suo, io vi spiego solo più o meno come funziona, poi quello che ci volete fare dentro, quello che ci volete trovare, sono fatti vostri, poi ne parliamo insieme e magari date anche a me degli spunti, ah ma sai che è vero, c'hai ragione, non ci avevo pensato, ah carina questa cosa che hai trovato, ah ma vedi che non lo conoscevo, oppure ah ma io questo gioco sempre l'avevo un po' sottovalutato, per ora che mi dici, funziona così. In effetti, fra l'altro, poi, questo per quello che riguarda gli esperti, invece, ricordiamoci tutti noi, anche che lo conosciamo molto bene, questo gioco di simulazione, che ci sarà sempre qualcuno che saprà qualcosa di più in un campo specifico, che si ricorderà questo o quel titolo, che troverà una nostra lacuna da colmare. Va benissimo, ringraziamo quella persona, impariamo, colmiamo la lacuna e andiamo avanti insieme. La prossima volta saremo noi a colmare una sua lacuna. Non è questo l'importante, l'importante è, e questo è quello che è successo a me in questo caso, che la persona che vi segnala questa omissione, questo errore, questa dimenticanza, lo faccia con rispetto, con spirito costruttivo, esattamente come ha fatto Giuseppe, come questa volta, e come fanno tanti altri, tante altre volte, come anch'io faccio nei confronti di tanti altri, Non per rimarcare chissà quale sua superiorità o addirittura per minare il valore delle vostre conoscenze e delle esperienze che avete, ma stiamo veramente scherzando, ma non esiste proprio. Io poi fra l'altro l'ho ribadito in mille più occasioni e lo dirò finché campo, il moltiplicarsi e il confronto continuo delle diverse esperienze è una cosa necessaria per qualsiasi settore della conoscenza, compreso il nostro caro amato gioco di simulazione. Quante cose io ho imparato confrontandomi con appassionati anche di altri generi di giochi non simulativi, e quante cose spero di aver trasmesso a loro riguardo al mondo dei wargame, che magari pensavano, e dei giochi di simulazione che magari pensavano tutto trincerato, chiuso, mentre invece c'erano delle cose che a loro potevano interessare. Ognuno rimanendo nei suoi campi, ma non è un problema.
Perché la comunicazione e l'interscambio tra i mondi, anche tra i mondi ludici che sono diversi, non sono solo auspicabili, sono necessari per i mondi stessi. Cioè io rimango dalla parte del gioco di simulazione, d'accordo? Perché è quello che mi interessa di più. Ma gli input che io ricevo da altri tipi di gioco, ok, da altri tipi di esperienze ludiche, per me sono fondamentali e arricchiscono il valore di quello che io so sul gioco di simulazione, perché lo vedo in un'altra ottica. E spero, almeno ci provo, a fare il contrario e viceversa. D'altronde, ragazzi, ve l'ho detto tante volte. Perché secondo voi ho chiamato il mio podcast Checkpoint Charlie? Perché lì è piazzato sul confine tra diversi mondi di gioco. E va bene, va benissimo, ci si incrocia. Non è neanche che ci si debba ibridare, ognuno può rimanere dalla parte sua poi. Però si fa tesoro dell'esperienza altrui. E poi un'altra cosa. Un'altra cosa. Anche quello che riguarda, poi andiamo proprio nello specifico del wargame. Non pensate mai che tutto questo mio parlare di wargame leggeri, complessità nascosta, innovazione nei sistemi, simulazione non lineare, di cui ho parlato tantissimo nel gioco di Arianna, che ho scritto un libro apposta, e tante altre cose di questo genere, mi porti anche minimamente, nella minima maniera, a criticare il valore del wargame tradizionale di 10, 20, 30, 40 anni fa. Hex Encounter primo tra tutti. Ormai mi viene, sapete che c'è? Ormai mi viene quasi da ridere a parlarne perché ho veramente perso il conto delle volte in cui ho detto, scritto e argomentato tutto questo. Ma lo dirò ancora una volta e spero che veramente stavolta sia, oggettivamente non dico l'ultima, ma insomma che almeno venga considerato come mio punto fermo senza più doverci tornare sopra. E vi prego di considerarlo anche voi quando vi approcciate e vedete uno di questi Hex Encounter o questi giochi tradizionali messi sul tavolo. Sempre ovviamente che mi si voglia ascoltare. Poi se si vuole dire rimanere nella cosa, ah, Riccardo odia i wargame tradizionali solo perché ha detto Pinco Pallo, vabbè, fate come vi pare, però vi prego di ascoltarmi. Io parlo tanto di questi nuovi sistemi proprio perché in questi nuovi sistemi che cosa vado a ritrovare? Ritrovo tutte quelle innovazioni, quello spirito rivoluzionario di esagoni e tabelle che mi avevano stregato quando avevo 5-6 anni e li ho visti per la prima volta. Grazie a papà, ovviamente, quindi in età abbastanza anticipata rispetto ad altri, però è così. E continuano a stregarmi quest'oggi. Non uso il termine stregare così in maniera casuale. Perché vedete, all'epoca per me muovere quei pezzi di carta su quella mappa, su quella griglia così strana con colline, fiumi, pianure, eccetera, boschi, foreste, era davvero qualcosa di incredibile. Oggi lo posso razionalizzare di più con libri, video, articoli, ci metto, cioè, scrivo centinaia di pagine, eccetera. Tiro fuori filosofi greci, tedeschi e quant'altro. Però al fin dei conti, in fondo per me, è sempre rimasta una specie di magia, veramente a kind of magic, come quella di Elandere, ecco, che andiamo al di là del tempo, no? E dei posti, dei luoghi, è veramente una specie di magia. Questa magia può prendere tante forme, può convivere in tanti modi diversi, può avere tante espressioni differenti, tra cui saltare a seconda della disposizione del momento, è magia, quindi io, come anche un'esperienza di gioco di ruolo, in un momento mi viene più da tirare la palla di fuoco, e in un altro a dire no, aspetta, facciamo la nebbia e così ci nascondiamo. È la mia disposizione, inclinazione del momento, sono io il mago, quindi sono io che scelgo la magia. Però alla fine è sempre la stessa magia che rimane, con le stesse forti radici dei giochi di tanti anni fa e che ancora oggi mi sanno stupire. Io sono quello che state con papà tiro fuori Prestag, dell'SPI, Rifle and Saber, tutta questa bella roba qua. Ferdrake non è assolutamente un problema. Però ecco, questa magia, appunto, questo ricreare questa situazione in forma di gioco può avere mille soluzioni diverse, mille modi diversi di esprimersi. Uno di questi modi è la cara vecchia griglia esagonale, ok? Però intesa come? Attenzione, perché se non è intesa in una maniera troppo stretta, troppo rigida, beh, sapete che
Non esiste niente ancora oggi di più innovativo e rivoluzionario di un bel Hex Encounter fatto come si deve, con regole comprensibili e ben documentato storicamente. Veramente non esiste niente di più rivoluzionario. Se il passato non lo chiudiamo dietro, dentro una teca, questo è molto importante, non lo stiamo conservando, lo stiamo uccidendo. Il passato ha un senso solo se, esprimendosi ancora nel presente, pone le basi per il futuro. Se lo chiudiamo dentro una teca, il passato muore. Ma muore davvero. È per questo che è quello tutto il mio lavoro è un cercare di conservare il passato, ma conservarlo non nel senso appunto di cristallizzarlo, conservarlo nel senso di farlo respirare, di far vedere ancora oggi quanto sia innovativo, sia sperimentale, sia di rottura e possa dare al futuro. Quindi, giocate, anzi, giochiamo a tutto quello che ci va, tutto quello che ci pare, rispettando i gusti degli altri, perché altri possono preferire altri tipi di simulazione rispetto ai nostri, nessun problema, ma difendiamo con convinzione i nostri gusti, perché anche noi abbiamo il diritto di avere i nostri gusti che possono essere diversi anche rispetto ad alcuni che dicono di essere esperti, anzi che sono esperti, per carità, però non è un problema. E soprattutto non dobbiamo avere paura mai di risultare inadeguati o impreparati. Questa roba non esiste. E di che cosa, di fronte a che cosa dovremmo risultare impreparati? Di fronte a un gioco il cui scopo, ricordiamocelo, è essenzialmente quello di farci divertire. Nel senso vero del termine, cioè andare da un'altra parte con la mente, proiettare il nostro ragionamento, divertire, non dello svago, attenzione, non è così di rincretinire, no, al contrario, aumentare le nostre percezioni. Ognuno ha le sue percezioni, ognuno ha il suo approccio, le proprie idee, le proprie inclinazioni, ma stiamo scherzando. Se nel nostro viaggio, e questo è molto importante, se nel nostro viaggio, perché questo è un corollario fondamentale, nel mondo del gioco di simulazione, come inevitabile in qualsiasi viaggio. E se incontrerete persone poco gradevoli, che vogliono un po' sovrastarvi, sminuirvi, dire no, vabbè, ma tu stai presso le cacchiate, questa è la roba seria, che te la dico io sempre, e che anziché voler allargare le nostre conoscenze, vogliono solo, anzi le vostre conoscenze, ma le nostre, quelle di tutte, le vostre conoscenze, vogliono solo dirvi loro cosa e come dovete giocare, lasciateli stare, non vi arrabbiate neanche. Sì, ok, grazie, prendete perché hanno una loro competenza, hanno una loro esperienza, quindi assolutamente fatene tesoro, con tutto il massimo rispetto, però accostatevi invece ai tanti, perché ce ne sono veramente tanti nel mondo del gioco di simulazione, che sono lì per incontrarvi, per conoscervi e per condividere assieme una passione comune. Il gioco, Huizinga di nuovo, di ritorno, eccetera, ma il gioco o è libertà di individui uguali, che si muovono all'interno di regole comuni, chiare, accettate, condivise in maniera uguale e paritaria da tutti, oppure non è. O il gioco è qualcosa di libero, o non è gioco. Non ci stanno santi, non ci stanno santi. Veramente è l'acqua e l'olio, sono due cose completamente diverse, non si mischiano insieme. Il gioco non si mischia mai, mai, mai con la coercizione, nemmeno quando quella coercizione è un po' ammantata di un'area di intellettualità maggiore, di cultura maggiore. La cultura c'è, importante, è chiaro che ci sono dei capisaldi da ricordare, però questi capisaldi devono essere forniti come dei punti di riferimento, dei punti di partenza, non come dei punti d'arrivo. Mai come dei punti d'arrivo. Perché se da un punto d'arrivo vinco il vostro viaggio, io da un punto di partenza, io da altri. Vediamo dei punti di partenza, dei punti di riferimento. Poi il viaggio lo fate voi, lo facciamo assieme se vogliamo. Se avete dei problemi, se avete dei dubbi, ci parliamo. Nessun problema. Ma sappiate che anche io sono continuamente in viaggio allo scoperto di questo mondo. Io imparo continuamente cose nuove su questo mondo. Parte di quello che vedete anche nel gioco di Arianna l'ho fatto perché l'ho imparato da altri. Quindi
quest'ultimo nell'anno scorso, man mano che lo scrivevo questo libro, tranquillamente, senza problemi, senz'altro. Ok, scusatemi, questo era uno sfogo un po' personale che era partito da questa cosa di Le Marais Show, però che è importante perché queste cose di Le Marais Show sono anche un po' una lezione per me, perché anch'io, come tutti, abbiamo sempre bisogno di qualcuno che ci dica sì, sei bravo, però attento, guarda che questa cosa te la sei lasciata dietro. E il fatto di ricordarsi che ci sono, indipendentemente da quanto ne sapete, e che ci sono sempre delle cose che lasciate dietro, che dovete, delle piccole lacune da colmare, è importante per proseguire meglio. Ok, vabbè, scusate per questa divagazione, però mi sembrava una cosa un po' necessaria. È stata una puntata un po' lunga, un po' metà tra, un po' come le vecchie puntate di vlog, no? Un po' metà tra una recensione e un podcast di Checkpoint Charlie, un po' di riflessioni, però vabbè, spero comunque vi sia piaciuto e soprattutto che vi rimanga utile. Tutto. Ci ho detto, Le Marais Show è un sistema bellissimo, assolutamente cercate qualche numero, sono un po' più reperibili quelli in folio, quindi cercate quelli, guardate, veramente vi divertirete moltissimo. Ora, torniamo alle nostre partite, ai racconti di epoche lontane, vicine, direi imperatori e anche di comuni soldati, e le grandi battaglie, le grandi guerre combattute solo per gioco. Quindi io vi saluto. Vi auguro come sempre un buon divertimento, ci vediamo alla prossima occasione, alla prossima puntata e come sempre, mai come questa volta, niente paura, sono solo Wargames. Ciao!